a tutti e bentornati su MTV. Innanzitutto ci sono dei palloncini mezzi sgonfi in giro perché è stato da poco il mio 18° compleanno. Quindi sì, non fateci caso. Nel video di oggi parleremo di rotture. Sicuramente non sono una cosa piacevole per niente, ma che vogliamo o no, è una di quelle cose che ci sono sicuramente capitate o ci capiteranno, purtroppo, almeno una volta nella vita. E se proprio, proprio siete così fortunati da non dover mai vivere una rottura difficile, congratulazioni. Mi sa che siete capitati sul video sbagliato. Sto scherzando, non uscite dal video. Comunque vi sarà sicuramente capitato di dover consolare un amico o un'amica che è triste dopo una rottura difficile. Ed è proprio per voi che ho deciso di realizzare questo video, in cui vi parlerò dei miei 10 consigli più efficaci per cercare di superare una rottura difficile. Purtroppo ci vuole tempo, non si può curare un cuore spezzato da un giorno all'altro, però sicuramente ci sono alcune piccole cose che si possono fare per cercare di stare meglio e di riparare il nostro povero piccolo cuoricino. Quindi in caso siate in una situazione del genere, mi dispiace tanto per voi, sappiate che io vi sono vicina in tutti i modi possibili. E niente, questi sono i miei 10 consigli per superare una rottura difficile. Innanzitutto, la prima cosa che dovete sempre tenere a mente è che ci vuole tempo. Non dovete assolutamente aspettarvi di poter all'improvviso dimenticare tutto e ricominciare da capo dopo una rottura difficile con una persona che è stata una parte importante della vostra vita e a cui avete tenuto molto e a cui magari tenete ancora. Quindi accettate questa cosa, ci vorrà un po'. Non vi sveglierete domani mattina sentendovi una persona totalmente nuova. Servirà un po' di tempo per piangere, per sfogarvi, per fare quello che vi serve per stare bene. Però non cercate di sbrigarvi, perché il vostro piccolo cuoricino ha bisogno di tempo per stare meglio, quindi dategli questo tempo. La seconda cosa da fare in questa situazione è tenerci occupati. Qualsiasi cosa faccia stare meglio, che sia stare con i vostri amici, con la vostra famiglia, che sia fare uno sport, qualsiasi cosa che vi tenga occupati, vi faccia essere spensierati, non stare fermi a rimuginare sempre su quello che è successo. Solo avessi detto quello, se... no, basta, è andata così, non si può fare niente per tornare indietro. Adesso cerchiamo di pensare ad altro, di vedere tutte le cose belle che ci sono nella vita comunque, perché la vita non è finita, ci sono tante cose belle. Quindi godiamoci le altre cose belle della vita e cerchiamo di non pensare a quello che è successo. In più può essere utilissimo cambiare scenario, che sia fare un viaggio, che sia anche solamente appunto uscire di casa, fare un giro, uscire all'aria aperta, star chiusi in casa sempre nello stesso posto non aiuta assolutamente. Quindi fuori di casa, vai a divertirti adesso. Lo so che non ne hai voglia, ma ti assicuro che una volta che sei riuscito a uscire di casa, stare con i tuoi amici, stare un po' all'aperto, non può fare altro che farti stare bene. Quindi, fuori, fuori, subito. È un ordine. Questo consiglio è per la ex ragazza stalker. Sì, proprio tu. Tranquilla, siamo stati tutti almeno una volta nella vita. Smettila di controllare costantemente i suoi social media. Sì, parlo proprio con te, che stai controllando in questo momento le sue foto su Facebook, con chi è e dove va. E non vale neanche farlo controllare dalla tua migliore amica. Non buttarti a capofitto in una nuova relazione. Lo so, non è facile, essere in compagnia è sempre piacevole, soprattutto quando ci sentiamo soli e abbiamo voglia di stare accanto a qualcuno che ci dia amore, affetto, ma questo non è il modo giusto. Una relazione non è una cosa da poco, ci vuole tempo prima che arrivi davvero il momento giusto per provarci di nuovo con qualcuno. E se ci buttiamo subito a capofitto in una nuova relazione, avendo ancora in mente il nostro ex, finirà male per forza. E finirai per starci male tu, di nuovo, e finirai per starci male anche all'altra persona. Quindi no. Aspetta di sentirti davvero pronto. Lascia andare foto, lascia andare regali, lascia andare i messaggi. Questa è sicuramente una delle cose più difficili da fare, ma è sicuramente impossibile dimenticarsi qualcuno se tiene sul suo comodino l'orsacchiotto che ti ha regalato a San Valentino, il mazzo di rose che ti ha regalato al vostro secondo anniversario. Appesa da sopra la tua scrivania c'è la vostra foto insieme, la vostra foto anche sullo schermo del cellulare. È assolutamente impossibile dimenticarsi di quella persona così e stare meglio. Quindi elimina tutto definitivamente, se proprio non riesci a eliminarli, almeno nascondili. E per nasconderli non intendo metterli in una scatola e appena hai un momento di tristezza corri di nuovo a cercarli e deprimiti ancora di più. Intendo davvero metterli in qualche posto dove sei sicuro che non li guarderai. E so perfettamente che non è facile, quindi ti tengo d'occhio. So che è difficile, ma quando chiudi una relazione, chiudila completamente. Cercate il più possibile di non vedervi. Può capitare di non arrendersi all'idea che vi siete lasciati e quindi di continuare a pensare che prima o poi tornerete insieme. Ovviamente questo è possibile, però in caso di una rottura brusca, non dimenticare che se vi siete lasciati, un motivo c'è e molto probabilmente quel motivo non scomparirà all'improvviso. Quindi è probabile che non tornerete più insieme. Quindi evitate di vedervi il più possibile per evitare malintesi
E se proprio non potete, perché siete nello stesso gruppo di amici, andate nella stessa scuola, lavorate insieme, comunque per favore cercate di evitare quelle strane situazioni in cui prima siete amici e poi no, e poi forse tornerete insieme, ma poi no, perché lui... No. Non riuscirete mai a passare oltre così, rimarrete sempre mezzi attaccati dietro a quello e quindi non riuscirete ad avere un'altra relazione, ma non riuscirete a stare bene nemmeno con quello, quindi chiudete completamente. Perdona, è difficilissimo, lo so per esperienza, ma la cosa migliore per passare oltre più velocemente possibile e senza far soffrire l'altra persona, facendola sentire in colpa e senza soffrire, perché continuare a tenere il broncio a un'altra persona ed essere arrabbiati con un'altra persona di sicuro non vi fa essere di buon umore. Quindi cercate di perdonare sempre l'altra persona e eventuali altre persone coinvolte in ciò che è successo, anche se magari avreste voglia di strangolare quella persona, perdonatelo, vi assicuro che dopo vi sentirete meglio. Cambia look, lo so che è un classico, solo ci sarà pure un motivo. Cambia look, compra di nuovi vestiti per il tuo guardaroba, prova un nuovo taglio, un nuovo trucco, questo aiuterà sicuramente a sentirti rinfrescato e a sentirti una persona nuova. Non arrenderti, non smettere di sognare, mai, non lasciare che una cavolo di persona possa rovinare la tua esistenza. Ho sentito un sacco di persone che dopo essersi lasciata con un ragazzo o una ragazza improvvisamente dicevano ok, non mi fidanzerò mai più, basta, ho chiuso. No! No, la speranza è l'ultima a morire. C'è gente che trova l'amore della propria vita a 80 anni. Per carità, vi auguro di trovarlo prima. Però mai arrendersi. Capiteranno le brutte esperienze, ma senza queste brutte esperienze non capiterà mai di trovare la persona giusta. Quindi non arrendetevi, continuate sempre a lottare, siate guerrieri. Sorridi, non smettere mai di sorridere, davvero. Comunque, anche nei periodi più difficili, cerca sempre di vedere che ci sono tante cose belle nella vita, non dimenticartelo mai. Vedi tutte le cose belle che hai intorno a te, prova a pensare a tutte le fortune che hai, a tutte le cose, le persone bellissime che hai nella tua vita. Concentrarsi sulle cose positive avrà sicuramente un effetto anche sul tuo umore, aiuterà sicuramente a farti sentire meglio e a mettere le cose un po' in una prospettiva diversa. Bene, questo è tutto per oggi, questi erano i miei 10 consigli per superare una rottura difficile. Lo so che non è facile, però potete farcela, davvero. Vi assicuro che ce la farete. Io sono qui con voi, se avete bisogno, sono sempre qui, disposta ad aiutarvi. E spero che almeno qualcuno di questi consigli vi sia stato utile. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e se avete altri consigli utili per superare una rottura difficile. Spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao, al prossimo video. Ah,